Senta, Misso, lei ha mai frequentato lo stadio San Paolo a Napoli? Sì. Ci vuole dire un po' con quale tipo di frequenza, quali settori dello stadio frequentava? Io ho frequentato lo stadio San Paolo perché sono un tifoso del Napoli, andavo nella curva dove c'è in mezzo tra il gruppo Rione Sanità e il gruppo Mastiff. Con che tipo di frequenza frequentava la curva? Quasi tutte le domeniche, quando il Napoli giocava in casa. Ha partecipato anche a trasferte, visto il Napoli in altre. Sì, qualche volta sì. Non spesso in trasferta, però qualche volta sì. Ci sa dire in curva A, nei periodi in cui lei ha frequentato lo stadio, che tipo di gruppi di tifosi ultra ci sono, erano presenti? Nella curva A ci sono presenti Mastiff, Rione Sanità, Teste Matte, Vecchi Lions, la Masseria Cardone e altri gruppi che al momento non mi ricordo. Lei ha. Anche perché ne sono molti gruppi, sia in curva A che in curva B sono moltissimi gruppi organizzati. Lei ha detto che quando frequentava lo stadio si sistemava in un luogo che ha indicato tra i Mastiffs e il Rione Sanità. Ce lo sa indicare questo luogo, diciamo, nell'ambito della curva A, dove si sistemavano questi gruppi? Davanti a tutti, sia i gruppi Mastiff che Rione Sanità, davanti a tutti, erano molto vicini. Poiché io sono della sanità e avevo moltissimi amici nel gruppo di Rione Sanità e nel gruppo di Mastiff, che abbraccia tutto il centro storico, mi mettevo in mezzo a loro proprio. L'anello superiore o l'anello inferiore? No, l'anello superiore. Quindi quando dice davanti a tutti si riferisce alla parte più bassa o più alta dell'anello superiore? Davanti dove c'è il ferro, dottore, no, dietro le persone, davanti a tutti, diciamo in prima fila, come fosse la prima fila. In una zona centrale o laterale, guardando la curva? No, centrale, davanti proprio dove ci sono le Mastiff, centrale. Ricorda, sa dire per esempio il gruppo delle teste matte rispetto a questa allocazione dove si sistemava? Il gruppo delle teste matte si sistemava a pochi metri, sempre centrale dietro ai Mastiff. Può dirci, diciamo, quali sono i periodi in cui ha frequentato la curva e ha visto queste cose? Dal 2003 ho frequentato fino all'ultimo arresto, febbraio 2006, assiduamente. Anche prima ci andavo, però no assiduamente, però da quando sono uscito, dal 2003 al 2006, quasi sempre. Senta, lei è in grado di dire, ha fatto riferimento in particolare ai Mastiffs e al gruppo Rione Sanità, ma è in grado di dire questi gruppi organizzati, appunto, come erano organizzati, se vi erano dei capi che gestivano le attività di questi gruppi? Sì, dottore, nel gruppo di Rione Sanità il capo ultras è Gianluca De Marino, fratello di Ciro De Marino, componente del gruppo di fuoco del Clan Misso. Nel gruppo dei Mastiff c'è Gennaro De Tommaso, detto Genna Carogne, che è figlio di Ciccione De Tommaso, che è il nostro affiliato, che è stato pure condannato con noi. Poi c'è in curva B Massimo Undale, Massimo Bandito, che è il capo ultras dei Fedain. La Masseria Cardone c'è, che c'era il figlio di Patrizio Bossi, Ettore Bossi, detto Rus, il figlio di Renato Esposito, che si chiamava Unennile e che fu ammazzato a Piazza Trieste e Sì, diciamo, questi sono tutti i capi ultra. questi sono tutti i capi ultra, oltre che essere quasi, no, Ettore Bosti, il figlio di Renato Esposito, oltre che essere di capi ultras, alcuni sono anche dei camorristi o figli di camorristi, cugini, eccetera, eccetera. Senta, ma che rapporto ci stava tra queste organizzazioni di tifosi e appunto questo fatto che i capi avevano,
diciamo, un curriculum criminale di questo tipo, oppure parenti che avevano rapporti con la criminalità organizzata fuori dello stadio? Dottor, io molte volte ho parlato anche con Gianluca De Marino, si organizzavano 2-3 giorni primi sia per fare i cori sullo stadio, sia che, vi faccio un'ipotesi, giocava Napoli-Roma, poi che su tifoserie contro il giorno prima, 2 giorni prima si organizzavano per fare dei tafferugli. Questi, diciamo, era lo scopo delle loro riunioni. Appunto, il pubblico ministero, signor Ministro, le aveva chiesto un'altra cosa. Le aveva chiesto come mai questi gruppi, diciamo, di tifosi organizzati avevano come loro capi persone che avevano precedenti penali per reati seri e quindi erano addirittura camorristi, come lei ce li ha indicati. No, signor Presidente, no, come se voi andate allo stato vi rendete conto, io sono andato 3-4 anni in Curva, tutti camorristi su. Il figlio di Tonino Capuano, c'era Michele Capuano, camorristi e ladri. Sì, però ci sta un motivo per cui insomma, i camorristi e i ladri fanno i capi dei gruppi organizzati di tifosi. O è una coincidenza. O è solo una coincidenza. Non lo so questo perché non ho partecipato alle riunioni di questi gruppi, okay. Però posso dirvi che allo stadio, vi faccio ipotesi, noi facciamo parte del clan misto, sempre contro il clan Licciardi, e molte volte se poteva capitare un banale litigio, poteva succedere qualche litigio di brutto. Un'altra domanda la faccio al Presidente. Hanno sempre lo stesso posto, cioè praticamente quando sempre nella stessa posizione, nella stessa postazione si collocano quando vanno allo stadio questi gruppi? Sempre la stessa posizione. Vabbè. Sì, sempre la stessa posizione in curva. Senta, prego, ma proprio inserendomi sulla domanda diciamo che l'ha fatto il Presidente, ma ce lo spiega questo fatto dei posti assegnati? Cioè, voglio dire, come si gestisce questa zona della curva? Chi la gestisce? Quali sono le regole? Le regole che comandano i capi ultras, i mastiff, se è di una sanità, se magari ero io, poi che ero del clan misto e poi che facevo parte del gruppo di fuoco e loro lo sapevano, andavo io, mi mettevo lì e non dicevano niente, ma se una brava persona lì magari con una bandiera vuole mettersi vicino a loro, davanti a loro, non può stare. Senta, ma diciamo questo quindi lei lo ha detto con riferimento specifico ai Mastiffs e a Rione Sanità. Per quanto riguarda gli altri gruppi? Penso che è una sola linea di tutti i gruppi, penso anche in curva B si fa così, però in curva B non ci sono mai andati. I Mastiff hanno i loro posti, entrano allo stadio, si mettono centrali e chiunque altro vuole mettersi centrale non si può mettere perché sono i posti loro. Loro dicono che sono i posti loro. Senta, ma lei è in grado di dire come si può fare, se lo sa per questa conoscenza che ha avuto frequentando queste persone, per creare un nuovo gruppo di tifosi organizzati e per andare allo stadio un po' che prima non c'era? Dottor, il Rione Sanità esiste da pochi anni, da quando è uscito mio zio, qualche anno dopo che è stato scarcerato mio zio. Dopo l'omicidio del cognato dei Licciardi, mio zio decise di far mettere come simbolo sullo stadio e come segno di potere il gruppo del Rione Sanità. Parlando con tutti i capi tramite Ciccio Acarogni, che sarebbe il padre di Gennaro De Tommaso, detto Gennaro Acarogni, parlando con il padre che parlava con il figlio, perché i Mastiff sono il gruppo più vecchio che sta nella curva, lui De Tommaso detto Gennaro Acarogni parlò con tutti i capi ultra delle teste matte dei vecchi Lions e disse la proposta che diciamo aveva fatto il clan misto per far mettere il gruppo del Rione Sanità e loro tutti accettarono, però ci deve essere sempre il placet dei gruppi organizzati. Quindi chiedo scusa misto, la collocazione di un gruppo di riferimento sullo stadio
a seconda di quello che lei ci ha detto 2 minuti fa, dobbiamo ritenerle come una manifestazione di forza da parte dei gruppi camorristici? È così? Nel caso nostro sì. E negli altri casi? E anche negli altri casi. Prego, promesso. Senta, ma per esempio c'è una differenza? Scusi, dottore, un attimo. Vi faccio una piccola ipotesi. Prima del 2006, prima che mi arrestavano, noi c'era il gruppo Area Nord, se non erro. Dopo che gli spagnoli di secondo piano, detti sciscionisti, hanno vinto la guerra con il clan di Lauro, è comparso un altro gruppo Area Nord. E non è che è comparso a caso. Se invece diciamo questo nuovo gruppo non ha nessun tipo di diciamo riferimento o aggancio sul territorio all'esterno dello stadio, come si deve fare, come si può fare? Esistono dei gruppi che non hanno questo tipo di aggancio? Dottu, che io sono andato allo stadio, vi ripeto, molti anni, che io sappia no. Se uno, faccio un'ipotesi, 20 ragazzi di un quartiere si svegliano, vogliono fare un gruppo con tale nome e vogliono mettersi in una postazione dello Stato, non possono farlo perché gli altri gruppi li prendono e li buttano giù dallo stadio.